questa fine è il massimo che poteva essere per Rock FM. Non so se te l'ho detto, altrimenti avrebbero pensato di farla diventare un network e avrebbero messo dei paletti più grossi e non sarebbe stata così. È stata una scelta della proprietà, ma era ovvio, ma perché non interessava? Non interessava economicamente. E il gruppo di persone in un ambiente libero, in una situazione di questo tipo, escono le motivazioni. Escono le motivazioni di ognuno, perché stai andando a sbattere contro il muro e prima dell'impatto ognuno reagisce come deve reagire, quindi escono. E vederle è stato divertente. Io sono contento, matto di aver trovato le mie. Quindi quando ti dico che veramente questa... Io sono sempre stato un ragazzo triste, non sono mai stato contento io. Per quanto abbia invece una comunicazione ironica, sai quelle cose che si dice del clown che piange, il clown è triste, insomma, io sono un clown e normalmente sono triste. O io felice come... Non da subito, cioè appena c'è stata la notizia c'è stato un attimo di delusione, ma appena ho visto la gente come reagiva, le cose che stavano succedendo, questo è un periodo felice, è veramente un periodo felice. Ci pensavo venendo qua, il bello di questi giorni è che alcune parole sono diventate molto più interessanti rispetto a prima. Libertà mi è sempre sembrata una parola bella, tutto, ma non l'ho mai sentita. Libertà e partecipazione di Gaber, non l'ho mai capito, ho sempre pensato, ho capito, vabbè, libertà e partecipazione non vuol dire, cioè, sì, mi sembrava cheap, mi sembrava stupido. Poi, vista la gente che mi ha scritto e mi ha telefonato, ho capito di più quella cosa lì, che in realtà non vuol dire niente di più che libertà e partecipazione, però l'ho sentita veramente. E anche comunicazione è una parola che ha preso un altro spessore da qualche giorno a questa parte, perché è quando poi vai a sbattere che capisci le cose come funzionano. Nella normalità, nella routine, te le dimentichi. Libertà, la mia scoperta di quest'ultimo mese è libertà e partecipazione, che mi è sempre, ripeto, povero Gaber, non si offenda, ma ho sempre pensato, sì, cioè potevi dire di più, e invece l'ho percepita e mi fa piacere. È partecipare, far partecipare la gente, aver fiducia della gente. Molte volte non ho avuto fiducia della gente, molte volte ho pensato che non ci arrivassero. E invece a volte, cioè in questa occasione qui, è stato fondamentale capire che no, cioè c'erano, ci sono. Pensando di crearla e supportarla con delle campagne massicce pubblicitarie. La radio, sono convinto, si fa col cuore. A Rock FM l'abbiamo fatta per 18 anni con il cuore. Sono orgoglioso di poter essere qui davanti a questo microfono e di dirvi che ho scelto una canzone che rispecchia il mio stato d'animo in questo momento. Non smetterò mai di credere in un mondo migliore. Non smetterò mai di credere nel rock and roll. Non smetterò mai di credere. Don't stop believing. Questi sono i giorni, no. E questa è la mia ultima canzone. Ho amato Rock FM e la amerò per sempre, come tutte le persone con le quali ho lavorato e quelle che hanno amato con me Rock FM.